ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della mia carriera da allenatore con il Milan qui su FIFA 22. Ho un annuncio importante da farvi. La carriera prenderà regolarità da adesso in poi, o almeno ci provo, e gli episodi usciranno lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14. Quindi il prossimo episodio uscirà tra due giorni, mercoledì alle ore 14. Adesso però, ragazzi, ciancio alle bande, torniamo a giocare. La notizia tragica è che abbiamo perso Benzema praticamente per tutta la stagione. Meno male che abbiamo Giroud, e al suo posto ogni tanto potrebbe giocare Rebic come punta centrale. Adesso tuffiamoci in Champions League, perché come vedete la situazione non è bellissima e questa partita è essenziale, delicata e importantissima. Comanda il Liverpool con 10 punti, poi c'è l'Atletico Madrid con 6 punti, Milan 4 punti e Porto 3 punti. Quindi dobbiamo assolutamente vincere col Porto e sperare che Klopp batta Simeone. Ok ragazzi, sono molto teso perché avverto la pesantezza di questa partita. Voglio davvero essere super concentrato per provare a portare a casa i 3 punti che sono fondamentali. Il clima è quello delle grandissime occasioni. È praticamente una partita da dentro fuori, e da Daniel Brognali dentro ci vuole stare assolutamente. L'attesa è finita, si comincia. Troppo facilmente se ne vanno qui, Ocho. No, vabbè, è incredibile. Non ci credo. Mamma mia, che miracolo magnà. Mi schiaccia subito il Porto. Ancora Magnan. Mamma mia, devo fargli già una statua dopo 4 minuti. Chiude il primo palo. E ancora calcio d'angolo. Con la spalla la devia questa palla. Esce adesso Magnan e la blocca. Perché sto facendo sta roba? Perché sto facendo sta roba? Perché sto facendo questa cosa in una partita così importante? Perché la sto facendo? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Sono un coglione. Sono un coglione. Merito di uscire. Merito di andare a casa subito. Sono un pirla, sono. Regolarissimo questo intervento. Attenzione al Porto, come se n'è andato qui. Cerca lo scavetto. Cerca lo scavetto e non gli riesce. Castighiamolo per questo scavetto. Voleva umiliarmi. Castighiamolo. La prendono sempre loro, però. Come cazzo è? Ma come cazzo è? 2-0, ragazzi. La situazione qui è tragica. Dai, Marez. Dai, Marez. Oh, rigore, 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 rigore. Lo prende, lo aggancia. Rigore. Ma vaffanculo, va. Marez! Che rigore ho sbagliato. Ho anche evitato di fare le puttanate, il pallonetto, quelle robe lì. Ho proprio evitato. Fuori gioco. Invece buona! Invece buona! Pensavo fosse fuori gioco, porca troia. Mi chiede palla Giroud. Gliela do in testa, sul piede, la palla rimane lì ancora, calcio d'angolo. È un gol, me lo merito adesso, cazzo. Porca di quella, ma chi cazzo li fa 3 gol adesso? Chi è che li fa 3 gol? Cambio modulo, ragazzi, 4-4-2. E ovviamente perdo Adli e metto Rebic. Ai 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 ai, Magnon. Qua è dura. È dura. È dura. Comunque la prendono sempre loro di testa, è incredibile. Dai Leao, fammi una sgroppata dalle tue. Il Pioli's on fire, vince le battaglie.
Sandrino Tonali. Il gol di Sandrino Tonali. E dai che è meritato questo gollettino, e dai. Non ci speravo più qui. Che gol ha fatto Tonali? Come è uscito il portiere? Deviazione, vediamo. No, nessuna deviazione, dritto per dritto. Il portiere prova a prenderla con la mano di richiamo, ma non ce la fa. 1-2. Manca mezz'ora, mezz'ora. Forza ragazzi, almeno un pareggio. Pioli's on fire, vince le battaglie. 2-2. 2-2. Proviamoci adesso. Proviamoci, cazzo. Se ne va Leao, se ne va. Ero tentatissimo a passarla al centro. Sul secondo palo, imprendibile. 2-2. Il cambio modulo di Daniel Brognali. Rebic. Ancora Rebic. Oddio. Oddio! Dai Giroud, dai Giroud, dai Giroud! Pioli's on fire, vince le battaglie. La ribalta il Milan, la ribalta, l'incornata di Giroud. Calma adesso, calma, vediamo se c'è qualcuno morto. Ce n'è più di uno. Oh, dove cazzo se n'è andato questo? Mamma mia magna, ma dove cazzo se n'è andato questo? Non voglio fare tipo ultra difensiva, quelle robe là, no. Voglio giocare... Ma sempre loro di testa! Sempre loro di testa! Oh! Non ci credo. Non ci credo. Sono messo di merda. Sono messo di merda il tiro, Magnan! Che tu sia lodato, Magnan! Via, sì, bravi, bravi. Ancora Cannavaro, ancora Cannavaro! Niente, volevo rifare l'azione. Oddio. Oddio che sofferenza, ragazzi. Oddio che sofferenza. Da dove è passata? Ah, proprio si è spostato. Ah, ho capito, ho capito. Ecco qua. Ecco, non capivo da dove fosse passata. È passata dall'avambraccio. Ah, ok, ok, ok. Adesso è chiaro, ragazzi. E finisce qui, ragazzi. Finisce qui, tre pari. Sto rosicando come un cane. Ragazzi, c'è da vincere con l'Atletico. Kier intanto reclama più posto. Giochiamo adesso con la Juventus, signori. Mettiamo subito in campo Kier al posto di Thiago Silva, che lo facciamo un po' riposare. Florenzi, e io direi di far riposare anche Bennacer. Mettiamo Bakayoko. Poi voglio giocare con Rebic al posto di Giroud, che è stanchissimo. Juventus-Milan, ragazzi, bisogna subito reagire. Dopo il pareggio agrodolce contro il Porto, l'attesa è finita, si comincia. Ancora Rebic, non perde palla Rebic, se ne va Rebic, ancora Rebic, entra in area Rebic, cade giù, tutto regolare, si lamenta Rebic. Oh, come se n'è andato qui il tiragiro, Magnan ci mette la mano per sicurezza. Ai 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 ai, eccolo qua il gol. Vlahovic all'incrocio dei pali, 1-0 Juve. Troppo spazio qui per Dusan. Guardate qua, guardate qua. La metto all'incrocio. Magnan poteva farci poco. I difensori invece potevano fare sicuramente molto, ma molto meglio. E cerca Leao che è da solo. Attenzione, lasciato incredibilmente da solo Leao. Se ne va Leao, ancora Leao, ancora Leao. Prova il passaggio filtrante al centro, ma viene anticipato Tonali. Attenzione alla Juve che si distende ancora una volta. Attenzione, ai 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 ai, Magna. Chiude tutto, intervento provvidenziale su Dybala. Ma quanta sofferenza. Eccolo qua il gol. Kier bruciato.
E palla all'angolino di Chiesa, che al secondo tentativo, forse al terzo, mi ha castigato. Kier quasi è fatto saltare proprio con una semplicità incredibile. E poi vuole giocare. E poi mi chiede di giocare. E poi mi chiede di giocare Kier. 2-0 Juve dopo i primi 45 minuti di gioco. E dai! Calcio d'angolo! Ehi! No! Ragazzi! Ma mi ha buttato giù! Guardate la maglia, ragazzi! È zio caro! Ragazzi, ma in netto vantaggio! E porca troia! Vabbè, dai. No, che poi il bello, ragazzi, è che ero veramente in vantaggio. Infatti la stavo per passare di lato. Guardate qua. Avrei fatto un passo per poi darla al centro alla Giroud. Clamoroso, clamoroso questo rigore non dato, ragazzi, clamoroso. Bello sto pallone per Adli, che tiro di merda Adli, però ti sei inserito alla grande e poi hai tirato sta merdata, sta ciabattata. Vieni qua, dove vai? Stai giù, stai giù, stai giù. Fate finire sta partita di merda, che c'era un rigore grande come una casa. Fatela finire sta partita di merda. Ah, rigore, qui ha dato rigore. Qui ha dato rigore. Affanculo. 3-0. 3-0. 3-0. Qua rischio l'esonero. 3-0. Siamo più o meno lì, ragazzi, dai, a meno 4 dalla capolista. È ovvio che sta sconfitta brucia tanto. La partita dopo ancora sarà contro l'Atletico Madrid, quindi un po' di turnover devo farlo per forza, ragazzi, e quindi ne approfitto davvero a mettere Auge. Metto anche Rebic al posto di Marez e Brahim Diaz al posto di Adli. Dentro anche Balotelli al posto di Theo Hernandez. Oh, non voglio sottovalutare il Cagliari, però quella dopo con l'Atletico Madrid è troppo troppo importante. È decisiva, è veramente decisiva. L'attesa è finita, si comincia. Rebic, se ne va molto bene Rebic, Rebic, Rebic. E dai, dagliela bene Rebic. Vorrei davvero riuscire a stare 3-0 entro il 60° minuto. La rifaccio. Vorrei stare almeno 3-1 entro il 60° minuto, così da essere tranquillo. Ma porca troia, guarda quanto spazio. Guarda qui quanto spazio. Guarda Balotelli in ritardissimo. Io ho una mission nella vita, inseguire. Se non prendo gol subito non sono contento. Dai Rebic, salta sto cazzo di uomo. Dai, che si vede che il Cagliari è poca roba, dai! Benasser. Il cross, bello, bello questo cross! Poteva schiacciare meglio Tomori. Bravo comunque Isma. Porca vacca, non mettetemi ansia con sta grafica, lo so che devo giocare con l'Atletico, lo so! Bello, bello, bello! Calcio d'angolo! Calcio d'angolo! Facciamo un gollettino da calcio d'angolo. Ci state? Ci state? Pioli on fire, vince le battaglie. Proprio lui, l'uomo meno atteso. 1-1. Forza, forza, forza. Il cross di Tonali. La torre. Non so di chi era. Chi era quello? Non si capisce. E il gol di Benasser. Tiagone Silva. Jans Peter Auge. Dai Auge, quanto spazio qui, quanto spazio qui. Rebic, 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 Rebic. Sì, il gol della merda. Pioli sì, on fire, vince le battaglie. Il gol della merda, 2-1. Forza ragazzi, forza. Bellissima apertura di Auge. Bravo Rebic a tenere botta al difensore che pressava. La mette al centro e Giroud non sbaglia. 2-1 Milan, dai ragazzi. Giallo. Ah, rosso! E la Madonna. Esagerato questo rosso. Era in ritardo, però. No, un giallo tutta la vita, ragazzi.
Rebic, Brahim. Bello, bello, e adesso mi lascio. Auge, ma che cazzo di tiro è questo? Ma che tiro è? A chi l'hai passata? A Diletta Leotta a bordo campo. Riprendo con gli stessi 11. Brahim, bello questo pallone di Brahim. No! No, Giroud! Come fai a sbagliare sti palloni tu? Voglio trovare subito il 3-1. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Che bella marcatura asfissiante. Però perché lui è solo? Comunque Pavoletti sta veramente giocando da esterno, eh. No! C'ero lì che commentavo Pavoletti esterno e questi mi segnano. Ah, va bene. Allora, se non vinco sta partita potrei anche smettere di giocare a FIFA, ragazzi. Potrei chiudere la carriera bellamente perché davvero non merito nulla. Guarda qua, Pavoletti, tra poco mi fa tirare a gira. No, perché in vantaggio di un gol e di un uomo in casa col Cagliari e farsi pareggiare e magari non vincere sarebbe troppo. Rebic. Bello, bello. Pioli on fire, vince le battaglie. Che non si è fatto prendere dall'ansia di trovare il gol, ma visto Brahim Diaz piazzato meglio, lo ha servito. E Brahim torna al gol. Un gol importantissimo. Brahim vede Marez. Pioli on fire, vince le battaglie. Assist di Brahim Diaz. Che potrebbe giocare titolare con l'Atletico, ve lo dico. Perché Brogna è per la meritocrazia. Bravo qui ovviamente anche Rebic a servire Brahim Diaz, che vede meglio posizionato Marez, lo serve 4-2. E l'arbitro decide di fischiare qui 4-2 Milan. Ragazzi, fra due giorni, mercoledì alle ore 14, la sfida decisiva contro l'Atletico Madrid. Non mancate. Like me.